iscritti partigiani partecipano alle scuole portando la loro esperienza, e abbiamo cercato di fare questa iniziativa per quanto riguarda la città di Luino. Volevo anche dire poche cose. La prima, per esempio, che nella zona di Novara, sulla Commaggiore, in quel periodo si trovava a settembre anche il Umberto Terracini, che diventerà il presidente della Costituente, quindi sarà uno dei padri della Repubblica Italiana, comunista di 20 anni di carcere. Ecco, lui è stato salvato dal podestà di quel paesino che era un fascista. Gli ha comunicato: attenzione, arrivano i tedeschi che vengono a prendere tutti gli ebrei, tutte le famiglie ebree, e quindi è riuscito a salvarsi per l'intervento, in questo caso, di un fascista. Altra cosa che vorrei dire è che fra coloro che sono, come dire, che hanno aiutato gli ebrei, oltre a delle persone che sono ancora in viva, la signora Merini Garibaldi, e qui abbiamo anche Pietro Annoni, c'è stato Aurelio Moro, era un partigiano, un comunista che aiutava gli ebrei a espatriare con la barca. L'hanno preso a Colmegna, l'hanno arrestato, poi è morto a Mauthausen. Queste erano soltanto le cose che volevo precisare. Ah, l'ultima cosa, nell'intervista quando diceva non si sapeva da dove venivano gli indirizzi, eccetera. Purtroppo gli ebrei italiani erano schedati dall'amministrazione comunale, dei municipi, perché nel censimento che avevano fatto negli anni 30-31, cioè in quel periodo, prima della guerra, avevano detto religione, che religione? E allora loro avevano segnato tranquillamente ebraica, anche perché loro si sentivano italiani di religione ebraica. Lovazza, che abbiamo sentito ammazzato nel sottoscala, era un banchiere di Torino importante, amico di Mussolini, eccetera. Lui era convintissimo, sino alla fine, nonostante fosse un fascista, che non gli sarebbe successo niente, perché dico, come, io sono stato un fascista, ho perfatto tante di quelle cose in questo periodo, adesso mi fa queste cose. Quindi non aspettava, non pensava. Ecco, volevo anche dire questo particolare, nel senso che erano in tanti ad aiutare gli ebrei, tanti che non sappiamo, così come purtroppo tanti, ecco, dimenticavo, l'elenco li avevano, ma ovviamente ci sono state anche le spie, perché c'erano tanti rifugiati che si trovavano nella nostra zona da Milano, che ovviamente avevano anche dei documenti falsi, ma qualcuno li aveva riconosciuti. Per concludere, poi magari delle domande, poi anche noi siamo stati coinvolti con la presenza degli ebrei, oltre alla famiglia Nosca, che aveva la villa, la casa in via 25 aprile, l'attuale via 25 aprile, una volta si chiamava Corso Umberto, dove fu sequestrata la casa, diventò la sede delle Brigate Nere, anche a Brescia di Vedro, mi ha detto proprio due giorni fa, un parente del nostro presidente Passera, Franco Passera, c'era un generale, il generale degli Alpini, aveva la moglie, era di Brescia di Vedro, però viveva a Milano, la moglie e la figlia sono state, come dire, prese e poi morte nel campo di concentramento. Quindi, no, non morte. Non morte, sono riuscite a tornare. È una cosa, mi ha detto due giorni fa, che è da approfondire, anche perché mi ricordo che l'avvocato Trento Salvi mi ha detto: noi dobbiamo fare una ricerca sulla presenza degli ebrei qui, perché a me non risultano, se non l'avvocato Nosca. Questa ricerca ancora non si è fatta, ma la pubblicazione, questo qui del recente, del Francesco Scomazzoli, riporta molte notizie che bisogna, secondo me, studiare, analizzare e poi approfondire. Quindi che c'è il libro qui da leggere. Quale libro? Quale libro? Il fiore meraviglioso. Ah beh, ecco, poi, no, è qui. Poi c'è questa pubblicazione di questo libro che hanno scritto gli iscritti dell'Ampi di Ispra, due numeri, dove riporta le testimonianze. Il libro si trova già in biblioteca, quindi lo potete prendere. Proprio di Remo Passera e di Pietro Annoni. Io non c'è la signora Merini perché vedo il marito. Io vorrei soltanto dire che la signora Merini gli è accaduto questo fatto, ho già detto in altre occasioni, che lei nella Baggiolina, dove stava lei, era un luogo di passaggio degli ebrei che venivano da Caldè, Milano, Caldè, poi da Caldè, Goldomino, la Svizzera. Erano organizzati dall'ingegnere
Bacigalupi, che era, diciamo, il ramo liberale, liberale del Comitato di Liberazione, era a contatto con la realtà di Goldoni. Sono stati decine gli ebrei che hanno utilizzato questa via. Al 3 dicembre del 43, sempre in seguito a una spiata, arrivano i nazisti a Goldomino e arrestano Don Piero Folli e gli ebrei che sono presenti in chiesa. Don Piero Folli viene malmenato, picchiato, incatenato, sputato, eccetera, e in chiesa rubano tutto, compreso anche i soldi che erano nella chiesetta, diciamo, delle elemosine, eccetera. Questo era un fatto abbastanza triste, drammatico, che coinvolta un po' la curia vescovile. La sera dopo, degli ebrei che non sapevano la storia che il 3 dicembre si erano, come dire, i nazisti avevano arrestato Don Piero Folli e cercato i contravvendieri, nella casa della Baggiolina arriva una famiglia di ebrei, che loro non sapevano niente, dicendo: guarda, noi dobbiamo andare in Svizzera. I contravvenieri non c'erano più, erano spariti, perché erano o nascosti oppure arrestati, stati fermati. E cosa hanno fatto questa famiglia? Ovviamente non potevano mica buttarle via. I tedeschi erano ancora a Goldomino e i tedeschi rigiravano per le strade di Luino. Li hanno ospitati per la notte, poi lei la mattina, lei aveva 16-17 anni, la notte, alle 4 di notte, attraverso una strada che da Goldomino porta a Creva, hanno attraversato la diga di Creva, sono saliti per andare verso Longhirolo, lì c'era un spazio molto verde, per cui hanno dovuto aspettare che arrivasse un contadino o uno che aveva un loro conoscente, che gli ha detto: vi do io il tempo quando dovete passare. E lei, sedicenne, ha portato questa famiglia al di là della frontiera, al valico del Padone. Ecco, queste cose per esempio nel libro non c'è, non si avrebbe conosciuto. Dimenticavo, per coloro che hanno aiutato gli ebrei gratuitamente, eccetera, eccetera, a Gerusalemme c'è il Parco dei Giusti. Ecco, Luino ha un esponente del Parco dei Giusti, c'è la fotocopia di qualche parte, cioè il comandante Lazzarini. Giacinto Lazzarini è stato, come dire, presentato i documenti, è stato accolto, e c'è un suo albero a Gerusalemme con il suo nome, per aver aiutato gli ebrei a passare dall'Italia alla Svizzera. Il comandante Lazzarini utilizzava gli ebrei che venivano da Varese attraverso l'associazione di Don Natale Motta, che era l'associazione Oscar, aiutava non soltanto gli ebrei ma anche i prigionieri di guerra, ma anche i politici, eccetera. Quindi questo passaggio, questo aiuto da Varese arrivavano qui a Dalmine.